Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova piccola lezione sul canale dei Monti Maestri, questo progetto realizzato dalle Nove Muse, patrocinato dal Comune di Castel San Pietro Romano e sponsorizzato ovviamente dalla Regione Lazio e da Lazio Innova. Oggi cercheremo, come l'altra volta, di parlare di un'altra importantissima famiglia per i feudi prenestini, la famiglia dei Barberini. Permettetemi di ringraziare il principe Benedetto Barberini che mi ha dato la possibilità di usare alcune immagini della sua collezione personale di opere d'arte, sia in questa presentazione di oggi, sia nella presentazione precedente. Ovviamente, come per la famiglia Colonna, anche la famiglia Barberini, che come dire, presiede il feudo di Palestrina dal 1630, dobbiamo ovviamente fare dei tagli, come dire, fare sempre una ampia carrellata a volo d'uccello sui personaggi più importanti, ovviamente puntando l'attenzione su che cosa? Sui feudi prenestini. Dobbiamo operare una scelta. I Barberini ovviamente sono una famiglia che ha fatto come dire, ha intersecato rapporti con tutta Europa e è riuscita a far nascere proprio una cultura europea nel Seicento, merito proprio della loro abilità, della loro intraprendenza e della loro fitta rete di legami familiari. Quindi, per parlare dei Barberini bisognerebbe fare, credo, non so, 20 ore di lezione, non è proprio una cosa possibile in mezz'ora. Quindi oggi ci focalizzeremo solo ed esclusivamente sulla famiglia e sul rapporto della famiglia con i feudi, soprattutto con il feudo di Palestrina. La città del sole. Palestrina è la città del sole. Qui vediamo questo bellissimo ritratto di Papa Urbano VIII Maffeo Barberini, un pontificato lunghissimo, uno dei pontificati più lunghi della storia dello Stato Pontificio. Urbano Barberini è legato alla città del sole. Ed è legato a questo simbolo araldico della famiglia Barberini, che è appunto il sole. Come vedete qui a fianco vi è la raffigurazione di questo sole a stampo che troviamo sul ninfeo di Palazzo Barberini di Palestrina. Sappiamo bene, ovviamente, che il simbolo della famiglia sono le tre api, ma proprio per l'idea della città del sole, questa città ideale teorizzata da Tommaso Campanella, e per le velleità, ovviamente per le mire anche di grandezza di Papa Urbano VIII, Palestrina diventa la città ideale. Perché? Perché Tommaso Campanella teorizza questa città avvolta da sette cinta di mura. Con un colle al centro di questa città su un colle, al centro, sulla sommità di questo colle, risiede all'interno di un santuario il sacerdote della Divina Sapienza. Capite perfettamente quanta assonanza ci sia con lo sviluppo urbanistico reale della città di Palestrina. Come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, la città di Prenestina è cinta da mura che nel Seicento erano ancora perfettamente in piedi e che segnavano ancora i confini urbani della città. Sappiamo per certo, come dire, dopo i bombardamenti del 44, che sulla sommità del colle risiede appunto il palazzo baronale, ma soprattutto vi troviamo il santuario di Fortuna Primigenia, dove già la famiglia Colonna, ma poi la famiglia Barberini, ereggono la loro dimora. Quindi
Quindi Urbano VIII non vuole altro che materializzare proprio all'interno di un feudo questa teoria della città ideale. La città ideale dove ovviamente il sacerdote della Divina Sapienza, personificato proprio dal sole, era lui, diventava lui, poteva diventare lui. E quindi lui sceglie di comprare Palestina. Vi ricordate, ci siamo lasciati con Francesco Colonna che vende la città di Palestrina a chi? A Carlo Barberini, primo principe di Palestrina, padre di Taddeo Barberini e fratello di Papa Urbano VIII. Ma Carlo Barberini, che era impegnato in una campagna militare, muore a Bologna. Nel 30, 1630, e quindi non raggiunge mai Palestrina, non prenderà mai possesso del feudo. Possesso del feudo invece lo prenderà suo figlio Taddeo Barberini, che qui vedete in quest'altro bellissimo ritratto con il cappello del Praefectus Urbis. Taddeo Barberini diventa il secondo principe di Palestrina e prende insieme allo zio Papa possesso del feudo. Quindi che cosa vuol dire? Il Papa arriva scortato da un grande carro con tantissime persone, più di 120 paggi, da Castel Gandolfo, viene a dimorare proprio qui a Palestrina e vi sta per più di un mese. Quindi capite bene anche la volontà di Papa Urbano VIII di spostarsi a Palestrina e di dimorare in questo feudo che diventa da questo momento proprietà della sua famiglia e diventa il feudo più importante per la famiglia Barberini, il feudo dal quale loro non si separeranno mai. Qui, come mi dicevo, Taddeo Barberini e questa splendida raffigurazione dello stemma con le chiavi pontificie, lo stemma Barberini, realizzato da Pietro da Cortona nel salone di Palazzo Barberini a Roma. Taddeo Barberini, vedete, sempre lo vediamo sempre con il cappello da Praefectus Urbis, una carica appunto data a lui da suo zio Papa, Praefectus Urbis, per semplificare veramente in maniera molto molto forte, possiamo dire tra virgolette che era la carica laica più importante di Roma, cioè colui che governava Roma, tra virgolette una specie di sindaco, mamma, prendetelo proprio tra virgolette, una carica molto importante che le famiglie nobili romane si spartivano ed era una carica ovviamente che che veniva, scusate, veniva data dal pontefice e ovviamente Urbano VIII sceglie suo nipote. Urbano Taddeo, che oggi riposa nella sala dei depositi della chiesa di Santa Rosalia di Palestrina. Qui potete vedere il bellissimo monumento funebre di ispirazione berniniana, dove appunto da questo clipeo si affaccia il mezzo busto di Taddeo Barberini, uno splendore barocco incastonato appunto come cappella palatina, ma soprattutto come cappella di famiglia, cappella quindi sepolcrare all'interno del Palazzo Barberini di Palestrina. Palestrina, quindi, come potete vedere da questa stampa, con l'arrivo della famiglia Barberini inizia un profondo cambiamento anche urbanistico della città. I Barberini scelgono di ammodernare, di investire moltissimi denari e ammodernare la città, quindi trasformare quello che doveva essere un centro medievale facendolo diventare invece un moderno centro urbano. E aprono nuove strade, ricostruiscono le porte, ma soprattutto monumentalizzano la parte bassa del centro storico, quella che oggi noi chiamiamo i Giardini del Principe, quindi la parte della Villa Barberini nella zona di Via degli Arcioni, monumentalizzano con uno splendido giardino all'italiana che qui potete vedere in questa bellissima stampa di Bernardini nella parte bassa a destra dello schermo.
la città, i Barberini promuovono tutta una serie di opere urbanistiche, tra cui appunto la realizzazione della Porta del Sole. In particolare questa porta viene realizzata da Taddeo Barberini nel 1642 e i documenti nella Biblioteca Apostolica Vaticana, dove si conserva gran parte del fondo Barberini, del fondo archivistico della famiglia Barberini, riportano proprio lo smantellamento dell'antica porta medievale di San Giacomo e l'apertura di questo asse viario, di questa porta, quindi su un asse viario, che è praticamente che si affaccia su quella che noi oggi chiamiamo Via della Martuccia. Aspettando quindi anche la presa di possesso del feudo, quindi dall'acquisto del feudo nel 1630, no? All'arrivo di Urbano VIII il 19 ottobre del 1631, viene fatto subito un importantissimo lavoro di restauro, di ammodernamento anche di Palazzo Barberini, quindi proprio della facciata ad emiciclo, come vedete, del palazzo, e viene costruita l'altana, quindi la parte alta dove vedete adesso quella meridiana con la campana e quelle due finestre, la parte che oggi dà luce, per esempio, alla sala del mosaico del Nilo. Mosaico del Nilo che ovviamente dobbiamo la sua conservazione. Non la sua scoperta ovviamente, ma la sua conservazione a Palestrina, proprio alla volontà del cardinale Francesco Barberini, di avere un esemplare così eccezionale, un'opera d'arte così straordinaria, proprio nel suo feudo, proprio nel suo palazzo di Palestrina. Quindi questo ci fa capire anche quanto, sia le committenze artistiche che architettoniche siano di assoluto pregio per la famiglia che impiega sempre e da sempre una grande quantità di denaro per mantenere viva la città. Ovviamente questa collocazione non era la collocazione originaria del mosaico del Nilo all'interno del palazzo. Il mosaico era collocato al piano di sotto, nella sala quella che oggi si chiama Sala dei Mosaici, ed era collocato al pavimento. Un altro personaggio veramente importante della famiglia è il cardinale Antonio Barberini, che è il fratello di Taddeo, che fu anche vescovo di Palestrina. Al cardinale Antonio Barberini, per esempio, si deve l'istituzione del seminario vescovile di Palestrina. Si deve soprattutto al cardinale Antonio la riappacificazione tra i Barberini e Roma alla morte di Papa Urbano VIII. Infatti è proprio grazie a lui, vedete questo splendido quadro che si trova appunto, come vi dicevo prima, nella collezione privata di opere d'arte del principe Benedetto Barberini. Questo splendido quadro ci raffigura proprio questo momento in cui i cardinali e i principi Barberini vengono presentati dal cardinale Antonio al re Luigi XIV, al re Sole. Perché? Perché alla morte di Urbano VIII loro si rifugiano in Francia. Perché? Perché il papa successivo, Innocenzo X Panfili, ovviamente avversava profondamente la famiglia Barberini e cer ha cercato in tutti i modi di, come dire, inizialmente di requisire tutti quanti i beni della famiglia, i beni accumulati dalla famiglia nel lunghissimo pontificato di Papa Urbano VIII. E infatti la famiglia scappò in Francia, lasciando però soltanto a Roma, sola, Anna Colonna, moglie di Taddeo Barberini. Anna Colonna perché la poterono lasciare? Perché ovviamente appartenendo alla importantissima famiglia Colonna non sarebbe stata toccata, quindi sarebbe rimasta assolutamente con i suoi privilegi. Quindi questo quadro ci mostra proprio il momento in cui i Barberini vengono esiliati e vengono accolti proprio nella corte di Re Sole. Ma
È proprio il cardinal Antonio Barberini con il suo preziosissimo amico e compagno, il cardinal Mazzarino, a tessere tutta una serie di rapporti e di trame politiche e familiari affinché Maffeo Barberini, figlio di Taddeo, possa sposare chi? Olimpia Giustiniani, nipote proprio di Papa Innocenzo X Pontefice. Questo matrimonio fece sì che i Barberini poterono tornare a Roma, ma soprattutto poterono riacquisire tutti i loro possedimenti, tutti i loro averi e tutti i loro denari, sommandoli ovviamente con i denari della Giustiniani e diventando, vengono definiti così un po' scherzando da diversi storici dell'arte, diventando la coppia glamour della metà del Seicento, perché tutto ciò che succedeva a Roma, ma non soltanto, passava proprio per i saloni della famiglia Barberini. Alla vostra destra, alla destra dello schermo, vedete anche lo stemma della famiglia inquartato, cioè lo stemma aumenta di quarto. Perché? Perché ovviamente, come vedete, sulla sinistra le tre api Barberini e sulla destra la torre dei Giustiniani. In alto il sole, l'ombrellino e le chiavi papali, il sole coronato dalla corona, appunto, che ci ricorda il titolo di principi di Palestrina. Il feudo di Palestrina per Maffeo Barberini è un feudo importantissimo nel quale lui investe molto. Per esempio, una cosa interessante è che lui realizza Via del Tempio, quella che noi oggi chiamiamo Via del Tempio, quella che una volta si chiamava la Strada Nuova, che avrebbe permesso di raggiungere il palazzo Barberini proprio con le carrozze. Quindi rendeva, come dire, rendeva possibile il transito delle carrozze e calcolate che le carrozze all'epoca erano come le nostre macchine e quindi fondamentalmente i principi ostentavano anche la loro ricchezza passeggiando per il centro delle città, qui ovviamente per il centro di Palestrina, ostentando quindi la ricchezza proprio con le carrozze che erano degli oggetti stupefacenti. E in basso sulla sinistra del dipinto vedete questa bella carrozza trainata da quattro cavalli e più avanti un'altra carrozza che si stanno dirigendo proprio per Porta San Martino per entrare ed andare a Via del Tempio. Santa Rosalia è un altro gioiello che ci ha lasciato il principe Maffeo Barberini. Santa Rosalia inizia la sua edificazione, probabilmente il suo progetto già con Taddeo, ma è Maffeo Barberini che porta a compimento questo progetto e la chiesa viene consacrata alla presenza dell'architetto Francesco Contini, architetto di Casa Barberini, che ovviamente è l'ideatore di questa splendida chiesa, viene consacrata l'8 novembre del 1660. L'impianto quindi architettonico è questo che noi vediamo ancora oggi, ma la chiesa non è stata decorata internamente da Maffeo, ma dobbiamo dare merito a suo fratello cardinale, a suo scusate nipote, no figlio, abbiate pazienza, mi sono persa con le parentele, al cardinale Francesco Barberini Junior. Qui abbiamo, per esempio, proprio grazie a una committenza molto colta, ma soprattutto veramente una committenza altissima, abbiamo la tela dell'Annunciazione. La tela dell'Annunciazione è stata commissionata a Carlo Maratta, o Maratti che dir si voglia, dal cardinal Francesco Barberini per la chiesa della Santissima Annunziata di Palestrina, una chiesa che era patronato della famiglia Barberini, quindi era di piena e totale proprietà della famiglia Barberini,
che scelgono di adornare la chiesa del quartiere degli Scacciato, uno dei quartieri più poveri di Palestrina, con una tela che raffigura l'Annunciazione che oramai è stata ritrovata e quindi non giace più, come si diceva una volta, sepolta dai bombardamenti del 44, ma già è stata ritrovata all'interno della cattedrale e grazie a uno studio del professor Giovan Battista Fidanza, ordinario di storia dell'arte alla facoltà di Tor Vergata, alla facoltà di storia dell'arte di Tor Vergata, è stato attribuito in maniera incontrovertibile, date anche i documenti archivistici, a Carlo Maratta. Questo che cosa ci testimonia? Cioè questa committenza così alta, così profonda, anche così costosa, dobbiamo anche valutarla proprio anche in termini economici, cioè i Barberini non fanno economia mai sul feudo di Palestrina. Per Palestrina la famiglia sceglie sempre il meglio e quindi ci ha permesso di avere delle opere d'arte preziosissime, uniche all'interno della città. Ecco qui il Cardinal Francesco che a lui dobbiamo tutta la decorazione, la splendida decorazione marmorea della chiesa di Santa Rosalia, una decorazione che richiama ovviamente quelle celebri soluzioni barocche berniniane che vediamo nelle chiese di Roma, anche per esempio il richiamo con i palchetti che si affacciano a guardare la scena che si svolge sull'altare, ovviamente è un richiamo berniniano, tutte opere realizzate da scultori importanti tra l'inizio del Settecento e i primi vent'anni del 1700, Bernardino Cametti, per esempio, è lo scultore che realizza tutte quante le opere scultoree che vedete in chiesa, ma anche per esempio la pala d'altare, se vi ricordate facemmo qualche tempo fa un approfondimento, proprio una conferenza tenuta dal professor Fidanza, sulla pala d'altare della chiesa di Santa Rosalia che è stata da poco restaurata dal principe Barberini, pala d'altare di Francesco Reali su una copia di un originale di Carlo Maratta. Perché questa copia di Carlo Maratta la tela di Santa Rosalia era l'originale, era così bello che la famiglia fondamentalmente lo volle per sé a Roma. E quindi venne fatta immediatamente una copia, e questa copia che è rimasta ancora come pala d'altare oggi. Francesco Barberini, il cardinale Francesco Barberini, è un cardinale molto importante, è un cardinale poco studiato. Poco apprezzato, ma veramente importantissimo. Aspettiamo, qui è il caso di dirlo, la monografia che sta preparando il professor Fidanza sul proprio le committenze artistiche del cardinal Francesco Barberini, che è sempre stato un po' sottovalutato perché, come dire, schiacciato dalla mole artistica del cardinal nipote, che è sempre suo omonimo, zio Francesco Barberini, di due generazioni prima. Per Palestrina, rimaniamo su Palestrina perché se no divaghiamo, andiamo oltre. Per Palestrina, al cardinale Francesco, dobbiamo l'istituzione e l'ampliamento del convento di Sant'Andrea. Forse così non vi dirà un granché, il convento di Sant'Andrea altro non è che l'istituto del Bambin Gesù, dove molti di voi penso siano andati anche a scuola, si deve proprio al cardinal Francesco Barberini, sia l'istituzione proprio delle monache del Bambin Gesù, è un ordine che viene da lui istituito e la casa madre viene scelta da lui proprio qui a Palestrina. Il fratello del cardinal Francesco, il principe Urbano Barberini, non riuscì ad avere mai un figlio maschio. O meglio, ebbe un figlio maschio, ma non era un figlio maschio legittimo.
E quindi la terza moglie riuscì finalmente a fare una figlia femmina, la principessa Cornelia Costanza Barberini, che a 12 anni, per procura dello zio ovviamente del cardinale Francesco, viene fatta sposare con Giulio Cesare Colonna di Sciarra. Vedete, le famiglie non si sono perse mai, è come dire, il feudo di Palestrina continua a tenere legami e questi legami familiari si rinnoveranno anche successivamente al matrimonio tra Cornelia Costanza e Giulio Cesare Colonna di Sciarra. Cornelia Costanza fece molti figli, diversi figli, moltissimi, essendo poi sposa bambina a 12 anni. Perché lo zio la volle far sposare così presto? Perché? Perché il padre, Urbano, il principe Urbano, era, come si può dire, in maniera gentile, un donnaiolo, era un uomo che aveva, che cercava tutti i piaceri della vita, e per invece il fratello cardinale che teneva alla famiglia e cercava di ampliare e non di, come dire, di stipare i tesori della famiglia Barberini, era diventato veramente un tema di forte contrasto tra i due. Il principe morirà e quindi venne fatta sposare questa principessa, fece tanti figli. E il contratto di matrimonio sottoscritto dallo zio Francesco Barberini con Giulio Cesare Colonna, di quasi 20 anni più grande di lei, prevedeva che il primo figlio maschio della famiglia prendesse il cognome Barberini e ovviamente tutti i possedimenti Barberini, mentre il secondo figlio maschio proseguisse la linea, ovviamente la discendenza Colonna. Questo non avvenne perché, per volere della madre, la madre preferì al primogenito il secondogenito, e qui purtroppo iniziò una causa tra i due rami della famiglia, perché ovviamente il primogenito si vide, come dire, sottratti tutti i beni Barberini e lui portò avanti il cognome Colonna di Sciarra, mentre il secondogenito portò avanti il cognome Barberini. Quindi la famiglia continuò sempre a dimorare a Palestrina, ma iniziò anche, come dire, con Cornelia Costanza un lento abbandono della città di Palestrina. Un abbandono che invece venne, come dire, agli inizi dell'Ottocento dal principe Enrico Barberini, venne subito interrotto, quindi dal nipote di Cornelia Costanza, con la costruzione di questo splendido palazzetto Barberini al Corso, di cui purtroppo non abbiamo più niente perché i bombardamenti del 44 lo bombardarono completamente. Ci rimane soltanto il giardino, che oggi noi chiamiamo Parco Barberini. Perché un palazzetto Barberini al Corso, nonostante si aveva un grande palazzo, chiamato proprio nei documenti anche Palazzone, proprio per la sua mole a Piazza della Cortina, non veniva più utilizzato? Perché? Perché con il cambiare dei tempi e soprattutto con l'Ottocento, con la crescente anche, con il crescente sviluppo della borghesia, no? Cambiano anche le dinamiche sociali e le dinamiche ovviamente urbanistiche, e quindi tutta la vita della città si sposta dal palazzo, quindi da questa zona alta e comunque scomoda della città, alla zona in piano, e la zona in piano è proprio il piano della cattedrale, dove tutte le famiglie nobili tra l'inizio dell'Ottocento e la metà dell'Ottocento vanno a costruire i loro palazzetti. Se voi fate caso al corso di Palestrina e alzate un po' gli occhi, vedete che comunque i palazzi sono tutti palazzi di pregio, quelli che ovviamente sono rimasti conservati dai bombardamenti del 44.
cosa che purtroppo non è successa per questo palazzetto. Altri due personaggi veramente importanti per Palestrina e per la famiglia sono Maria Barberini e Luigi Sacchetti, il principe Luigi Sacchetti Barberini. Loro invece dimorano molto, molto, molto spesso a Palestrina. Come vedete, questa foto è una foto bellissima, una foto di famiglia che appunto il principe ha voluto condividere con tutti quanti noi. Vedete, loro sono su Via del Sole, stanno prendendo il tè, stanno facendo una colazione, credo, su Via del Sole, che è proprio la via che supera questo, che taglia Parco Barberini ancora oggi, tra la parte bassa di Via degli Arcioni e la parte alta di Piazza della Liberazione. Una via che è con un basolato romano e che nel 600 era stata adornata, come vedete qui nella parte retrostante i principi, adornata di tutto un sistema di fontane che ancora oggi in parte si conservano. Maria, anche Maria, è una donna che, come dire, molto votata alla famiglia e quindi fa un numero anche lei considerevole di figli con il principe Luigi Sacchetti Barberini e questi poi saranno, diciamo, siamo arrivati agli inizi del Novecento, quindi siamo arrivati ai progenitori del principe attuale e una nota che vi volevo ricordare, interessante secondo me, è che il principe Luigi Barberini era un uomo molto, molto attento alle arti, un abilissimo pittore, per esempio. Si conserva appunto il principe Barberini conserva nel suo archivio una preziosissima collezione di dipinti del principe Luigi Barberini, ma soprattutto. Forse non tutti sanno che c'è un quadro in cattedrale sull'altare dell'Immacolata, un San Giuda Taddeo, che è stato regalato proprio da Luigi Barberini alla cattedrale, fatto e realizzato da lui. Ecco qui la figura di questo principe che tanto ha dato a Palestrina. Un'altra piccola cosa, per esempio, è il principe Luigi Barberini nel 1913 ha istituire e a aprire il Museo Barberiniano archeologico nel Palazzo Barberini di Palestrina. Il museo, quindi la gran parte anche della collezione che fa parte ad oggi del Museo di Palestrina, del Museo Nazionale di Palestrina, era ovviamente proprietà dei principi Barberini. Luigi Barberini la espose e la rese fruibile già nel 1913, quindi immaginate anche l'apertura di questa persona che comunque apre le porte di casa e le rende già un museo, capendo l'importanza dell'arte e della divulgazione dell'arte. Ma ci ricordiamo soprattutto Maria Barberini e il principe Barberini perché? Perché fu Maria nel 1938 a scegliere di vendere la Pietà di Palestrina, la Pietà Barberini. Questa Pietà riscoperta agli inizi con grande clamore, agli inizi del Novecento e attribuita in maniera molto frettolosa a Michelangelo, doveva far parte di tutto un piano propagandistico fascista che il ministro Bottai aveva in mente, un piano che avrebbe con l'acquisizione da parte dello Stato della Pietà Barberini avrebbe rifuso gli Uffizi che in quel momento avevano dato a Roma le lastre dell'Arapacis, che si stava rimontando appunto sul Lungotevere. Quindi capite come la principessa, sì, vendette all'armatore Gaslini
questa preziosissima opera scultoria, ma e l'armatore Gaslini lo regalò al duce, così diventò gerarca fascista, insomma, era questo come si può dire, il Dout des, no? Ti regalo la pietà la pietà Barberini e io divento gerarca fascista. Ovviamente questo rientrava in questo piano in cui Roma, con le lastre della Rapacis, Via dei Fori Imperiali, il Colosseo, tutta questa grande opera di sbancamento intrapresa da Bottai, diventava Roma patria dell'impero romano, quindi patria di Roma, dell'impero, mentre a Firenze vengono date tutte le opere appartenenti al Rinascimento italiano. Ed è un concetto che ancora noi abbiamo oggi in mente. Roma è la Roma dell'impero e Firenze invece è la capitale del Rinascimento. L'ultima, ops, è un po' storta, scusate per questo inconveniente tecnico. Chiudiamo perché dobbiamo chiudere, ma ci sarebbe ancora tanto altro da dire. Chiudiamo con questa immagine dei bombardamenti occorsi alla città di Palestina, immagine di una devastazione che ovviamente, scusate che è storta, però ovviamente ci dà il senso di quale tragedia sia stata il bombardamento del 44, che cambiò un po' tutto fondamentalmente a Palestina. Abbiamo perso tante opere che la famiglia Barberini ha lasciato a questa città. E quindi con il 44 si chiude un po' questa idea di storia della famiglia Barberini, che non si dovrebbe chiudere perché ci sarebbero tante altre cose da dire anche sul principe Francesco, sul principe Urbano, ma come dire, ce le teniamo per una prossima lezione per una storia più contemporanea a noi. Io vi ringrazio che siete stati con me e alla prossima lezione. Grazie a tutti. Thank you.